Questo programma è offerto da Strage di Capaci, indagato un ex poliziotto. Palermo. Cuffaro chiede di essere affidato ai servizi sociali. Lampedusa. Si muove anche l'Unione Europea. Ficarazzi. Intervista a Mario Veca, nuovo dirigente scolastico. Un saluto ai telespettatori di Canale 8 e un cordiale benvenuto all'edizione di oggi, 8 ottobre 2013. Iniziamo con una notizia relativa alla strage di Capaci. Grazie alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia è stato indagato un ex poliziotto. I dettagli nel servizio di Giusy Bottone. Dal giorno della strage di Capaci, in quel tragico 23 maggio del 92, i sospetti che l'attentato non fosse solo di matrice mafiosa, ma che ci fosse dell'altro, furono subito forti. Si parlò per anni di accordi Stato-mafia, ma senza mai riuscire ad andare oltre. Oggi, dopo 21 anni, le indagini prendono una piega diversa. È stato formalmente indagato Giovanni Aiello, ex poliziotto, vicino ad ambienti dell'eversione nera. È soprannominato il bruciato o faccia di mostro. Il suo volto è stato deturpato da un colpo d'arma da fuoco. L'altra persona, ancora in fase di riconoscimento, è Antonella, la segretaria. Grazie alle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, ultimo Gioacchino La Barbera, il picciotto di Altofonte che partecipò alla fase operativa della strage, è stato possibile finalmente indirizzare le indagini anche su un'altra strada, che per quanto inquietante potrebbe finalmente portare alla luce i nomi di chi volle la morte del giudice Giovanni Falcone. Politica. Cuffaro, ex governatore siciliano, chiede al Tribunale di Roma di finire di scontare la condanna mettendosi al servizio dei più poveri. I particolari nel servizio di Veronica Villafrate. L'ex governatore siciliano Totò Cuffaro, condannato a 7 anni per favoreggiamento alla mafia, chiede di essere affidato ai servizi sociali. Vorrebbe infatti finire di scontare la sua pena. Fra indulto e buona condotta dovrebbero restargli circa 2 anni e 3 mesi, mettendosi al servizio dei più poveri presso la missione Speranza Carità di Biagio Conte. Ricordiamo che la condanna, divenuta definitiva a gennaio 2011, è stata scontata presso il carcere di Re Bibbia. 32 mesi finora trascorsi in cella, periodo in cui il comportamento del detenuto Cuffaro sembra essere stato modello. La richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali è stata presentata al Tribunale di Sorveglianza di Roma, al quale spetta la decisione finale. Si dovrà tuttavia attendere fino al 17 dicembre. Tragedia del mare di Lampedusa. Si muove finalmente anche l'Unione Europea. Il servizio. La tragedia di Lampedusa risveglia l'attenzione dell'Unione Europea. Il presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, ha reso omaggio alle vittime partecipando alla fiaccolata in loro memoria e ha dichiarato che il popolo europeo nella sua interezza deve farsi carico di tale ennesimo disastro consumato sulle coste italiane.
Forte testimonianza, rafforzata anche dal numero uno della Commissione europea, José Manuel Barroso, che mercoledì sarà nell'isola. Sembra che la volontà sia quella di lavorare a misure concrete a livello nazionale ed europeo per affrontare il problema dei rifugiati, studiando come ridurre le difficoltà degli Stati membri coinvolti. Anche il presidente napolitano Dal Colle interviene chiedendo di risolvere il nodo dell'asilo politico. Il fenomeno immigrazione clandestina tuttavia non si ferma. Continuano sbarchi in Sicilia. Un mercantile danese con a bordo 141 presunti siriani, compresi 28 bambini e 39 donne, è approdato a Pozzallo nel Ragusano. E sempre su Lampedusa, lo scafista è stato fermato su disposizione della procura. Secondo le affermazioni di alcuni superstiti eritrei, avrebbe avuto un ruolo nell'incendio del peschereccio. È indagato per naufragio e omicidio volontario plurimo, ma anche per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E adesso il primo spazio pubblicitario, rimanete con noi. Magic School 2, un posto magico per il tuo bambino. Troverai tutti gli ambienti adatti per rendere confortevole la permanenza del tuo piccolo. La nostra struttura è studiata rispettando le norme più severe in termini di sicurezza, igiene e salute. Abbiamo lo spazio relax, sezione per il pranzo, le attività a tavolino e l'area dedicata alla nanna. Nella nostra cucina possiamo soddisfare le esigenze alimentari di ogni bambino. Grazie al personale competente e all'assenza di barriere architettoniche, possiamo accogliere ogni tipo di disabilità. Siamo aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 16, con prolungamento orario a richiesta. Il sabato dalle ore 8 alle ore 12. Magic School 2, Ticarazzi, via Giovanni Meli, 8. Il 31 dicembre scadono gli incentivi statali fino al 65% per fare o rifare casa. Garden House ti aspetta con 12.000 metri quadri di esposizione, tutta l'assistenza per ottenere questi irripetibili vantaggi. Hai capito bene, fino al 65% di risparmio su impianti tra riscaldamento, caldaie, infissi e molto altro ancora. Ti aspettiamo in Viale Michelangelo numero 2499. Per info 091 222 072. Vuoi gustare buon cibo e ascoltare buona musica? Ciro's People è il posto che fa per te. In una location immersa nel verde, in un'atmosfera che privilegia il connubio tra arte, musica e ricercata. Ciro's ti aspetta in contrada Bonfanti, a 2 chilometri da Monte Maggiore Belsito. Per info 388 3433 383. Rispondendo alle vostre segnalazioni di stamane, siamo andati presso l'Istituto Francesco Paolo Tesauro ad ascoltare il nuovo dirigente scolastico, Mario Veca. Dottore Veca, stamattina un po' di allarmismo tra gli alunni, i genitori, cosa è successo? Nessun allarmismo, assolutamente, è stata soltanto un'ulteriore precauzione che il dirigente deve prendere in questo caso, secondo il decreto legislativo 81 del 2008, che prevede appunto la riduzione al minimo di qualsiasi pericolo a carico dell'utenza e quindi dei nostri alunni. I parapetti delle finestre non sono, diciamo, adeguati, ecco, a norma, sono meno di un metro, e quindi il dirigente, diciamo, ha predisposto una strategia di prevenzione con una delimitazione, demarcazione, diciamo, relativa alle finestre con un nastro di transennamento, ma è una precauzione assolutamente ulteriore rispetto alle normali attività preventive che già le insegnanti e gli insegnanti svolgono nella classe.
Quindi per i genitori li posso rassicurare che non c'è nessun grave pericolo, rischio di danno a carico dei loro figli. Certamente bisognerà prevedere nel tempo sicuramente un tavolo tecnico per vedere di superare questi problemi di tipo strutturali, ma sicuramente questi problemi non possono essere risolti in breve tempo e comunque non a carico di un singolo ente locale, non a carico semplicemente della scuola, ma appunto un tavolo tecnico composto da più figure istituzionali, anche coordinate eventualmente da esperti del MIUR, considerando anche il fatto che la scuola appartiene diciamo ad un ambito di edifici che riguarda edifici protetti dai beni culturali. Ed ora da Bagheria la Giunta Comunale ha approvato all'unanimità il progetto definitivo per la realizzazione di un centro antiviolenza e casa di accoglienza da realizzarsi in un bene confiscato alla criminalità organizzata. A proporre l'atto alla Giunta, l'assessore ai beni confiscati Gaetano Dagati con il geometra Cosimo Tantillo. Da Monreale stamane un incontro con i vertici della Tirreno Ambiente per discutere le sorti finanziarie del lato Palermo 2. I particolari nel servizio. Si è svolto questa mattina un incontro con i vertici della Tirreno Ambiente nel corso del quale saranno discusse le modalità di pagamento dei debiti maturati nei confronti del Lato, pignorati qualche giorno fa i conti correnti di 17 comuni. Ammonta a 2 milioni di euro il debito che l'Alto Bellice Ambiente ha maturato fino al 2010 con la società che gestisce la discarica messinese di Mazzarrà Sant'Andrea. Il sindaco di Monreale ha messo a disposizione una somma che, seppure non ancora quantificata, è ritenuta congrua da Maurizio Norrito, neocommissario straordinario del Lato di Palermo, inviato dalla Regione per gestire la transizione verso le nuove società SRR. Quest'ultimo dichiara che si sta studiando un piano di rientro da parte della società debitrice. Tutti i comuni hanno impegnato delle somme, ma la voce più cospicua è quella di Monreale. Solo se la transizione avrà buon esito, i conti correnti dei comuni saranno sbloccati. Intanto però i lavoratori del Lato non ricevono lo stipendio da ben 2 mesi. Si attende l'esito della riunione di stamattina perché solo allora Lato sarà in grado di pagare i propri dipendenti. Ficarazzi, il sindaco Francesco Paolo Martorana ha nominato Francesco Cirafici presidente del nucleo di valutazione. Cirafici ha svolto fino allo scorso mese di gennaio il ruolo di assessore della giunta municipale di Bagheria. Termini Merese. Il governo regionale rassicura operai e sindacalisti sul finanziamento per il 2014 della cassa integrazione in deroga per le tute blu della Fiat e dell'indotto di Termini Merese. È l'esito dell'incontro a Palazzo d'Orleans a Palermo tra i rappresentanti dei lavoratori di FIM, FIOM e WILM e l'assessore regionale alle attività produttive, mentre fuori dal Palazzo della Regione gli operai protestavano per chiedere certezze sulla copertura economica degli ammortizzatori sociali. E adesso l'ultimo spazio pubblicitario, rientriamo con una notizia di spettacolo. Roberto Cusimano, servizi di giardinaggio. Realizzazione a verde di giardino e terrazze. Manutenzione a verde, pubblico e privato. Impianto di irrigazione, trattamenti antiparassitari e disinfestazione. Per info 330 642694. Per parlare di spettacolo, arte, cultura, ma soprattutto di sport, arriviamo noi, Gino Sarmentino e Giuseppe Bonanno con Passione Sport. Dal 14 ottobre alle 21.05 vi terremo compagnia ogni lunedì su canale 8 611 del digitale terrestre. Si svolgerà l'11 ottobre lo spettacolo di moda Bagheria sotto le stelle, il servizio di Veronica Villafrate.
Villa Branciforte farà da cornice la manifestazione di moda Bagheria sotto le stelle, organizzata dalla stilista Rosa Fortunato, patrocinata dall'amministrazione comunale e sponsorizzata da Banca Mediolanum. La kermesse si svolgerà l'11 ottobre alle 21 e vedrà sfilare 16 modelle che indosseranno gli abiti di Rosa Fortunato, truccate dal make-up di Maria Grazia Giamelli, Maria Antonietta la Barbera e Rosi Filippone, e pettinate dai parrucchieri Alvarez by Fabio. Presentatrice dell'evento che vedrà non solo moda, ma anche performance degli attori della compagnia teatrale dei sogni e della poetessa Maria Costanza, canti e balli con la cantante Sandrina Raimondi e la danzatrice Roberta Molino, sarà Federica Minia. L'edizione di oggi termina qui. Vi ringraziamo per la preferenza e vi diamo appuntamento alla prossima. Adesso le previsioni del meteo. Questo programma è stato offerto da è offerto da è stato offerto da